Buonasera a tutti, è il 3 di novembre, sabato, sono le 16:31, un minuto di ritardo per piccoli problemi tecnici. Bentornati innanzitutto a una delle mie dirette, devo dire è un po' di tempo che non sono appunto online e me ne dispiace, ma in realtà ci sono state delle ragioni delle quali magari parliamo anche perché mi fa piacere, diciamo, sono argomento pertinente con questa diretta. Come al solito, prima di cominciare, fatemi fare il mio pippone iniziale, quindi ricordarvi di condividere pigiando sulla freccetta che vedete lì in basso a destra. Saluto Lucia Bindocci che mi saluta e naturalmente ricordarvi, ciao Nanni che è arrivato anche lui, Nanni Altamura, buongiorno a tutti, insomma comunque condividete e poi ricordate che questo video resterà sulla pagina Facebook sulla quale ci troviamo, ma anche sul mio blog ivanscalfarotto.it e anche sul canale YouTube. Perché non sono stato in diretta in questi giorni? Ma innanzitutto perché martedì sono partito per la Polonia, sono stato con un gruppo di colleghi parlamentari a fare una visita ad Auschwitz-Birkenau, sapete il campo di sterminio nazista. Era un'esperienza che non avevo mai fatto e devo dire che quando appunto ho saputo che alcuni colleghi, capitanati da Walter Verini, che è il responsabile giustizia del Partito Democratico, avevano organizzato questa trasferta, ho pensato che fosse una sorta di dovere civico, un dovere morale esserci. Tornando, devo confermare che le cose stanno esattamente così. Io penso che almeno una volta nella vita, bisognerebbe andarci, bisognerebbe andare a confrontarsi con quello che è, l'abisso, dell'oscurità, dell'essere umano, perché io non riesco a trovare nessun'altra parola per definire quello che ho visto e anche le cose che ho ascoltato, perché peraltro eravamo accompagnati in questo viaggio da Marcello Pezzetti, che è uno dei più grandi storici della Shoah italiani, e da due superstiti, Sami Modiano e Tatiana Bucci. Sami Modiano è arrivato ad Auschwitz all'età di 13 anni con suo papà e sua sorella, che furono uccisi poco dopo. E invece Tatiana Bucci, pensate, arrivò ad Auschwitz ad aprile del 44, portata da Fiume con sua madre e la sua sorellina di 4 anni. Tatiana aveva 6 anni e quindi queste due bambine di 4-6 anni, dopo un viaggio allucinante che non si può immaginare, arrivarono appunto al campo di sterminio e le due bambine non furono mandate direttamente nelle camere a gas perché furono scambiate per due gemelle e quindi sostanzialmente furono messe a disposizione, sapete, dei medici che facevano esperimenti sui bambini, l'infame dottor Mengele e i suoi collaboratori. E quindi rimasero lì poi fino al gennaio del 45. Il 27 gennaio, sapete, l'Armata Rossa liberò Auschwitz e quindi poi le bambine, dopo una storia incredibile, super complicata, riuscirono poi a riunirsi alla madre che anche lei era sopravvissuta. È stata una cosa, vi assicuro, veramente incredibile. Quello che colpisce in particolare è che si sia portato l'assassinio e la distruzione dei cadaveri di questo 1.300.000 persone che sono passati da quel campo di morte. Ecco, si organizzò quindi l'uccisione e la sparizione di questi cadaveri con un processo letteralmente industriale, cioè la cosa che davvero è incredibile è come il processo organizzativo, quasi come fosse proprio una fabbrica, fosse stato progettato in modo assolutamente dettagliato. Non so, per esempio, una cosa che ci hanno raccontato è che per stipare queste camere a gas il più possibile di persone, facevano entrare prima le donne e con i bambini in braccio, poi gli uomini, e gli ultimi uomini che entravano venivano bastonati in modo tale che, per sfuggire alle percosse, spingessero verso il fondo, le persone, e quindi essendoci davanti persone più deboli, questo consentiva di stipare queste camere a gas di un numero di persone incredibile. Si parla appunto di centinaia, 700-800 persone che venivano poi uccise con questo gas che si chiama Zyklon B,
E poi, tra l'altro, si moriva in un modo orribile. E poi c'era questa squadra di prigionieri che si chiamava Sonderkommando. Tra l'altro, c'è stato un italiano che ne ha fatto parte, un sopravvissuto che si chiama Shlomo Venezia, che ha scritto un bellissimo libro proprio su questa sua esperienza terribile. E una volta che appunto questi prigionieri entravano, dovevano tirar fuori tutti i cadaveri, tagliare i capelli delle donne, strappare loro i denti d'oro. E poi portarli nei forni crematori. E quindi c'è stata una industrializzazione del processo della morte, che è quello che colpisce. Ed evidentemente quello che poi fa, come dire, non si riesce a farsene una ragione di come tantissime persone, milioni di persone, abbiano in un certo senso accettato che tutto questo accadesse, non l'hanno impedito, lo hanno considerato normale. Tenete conto che gli ebrei venivano sterminati perché lasciassero le loro case, lasciassero quella terra, perché quella terra, la terra polacca, la terra ungherese, fossero anche occupate, fossero germanizzate. E come tutto questo, e quindi qualcuno ci ha anche evidentemente guadagnato, perché tutti i beni che poi venivano lasciati dagli ebrei a casa o lì stesso nel campo, poi venivano sostanzialmente fatti propri dal Reich. Nel museo che c'è dentro Auschwitz 1 abbiamo visto delle cose inenarrabili. Non dimenticherò mai questa stanza stipata di capelli di donne, appunto di capelli di vittime a cui sono stati tagliati dopo essere state uccise. E ci raccontava la nostra guida che la capigliatura di una donna pesa 45 grammi più o meno. E lì eravamo in presenza di tonnellate di capelli. Ci dicevano i capelli di 20.000 persone. E li vedi lì, non possono essere fotografati per rispetto delle vittime, ma è una cosa, vi assicuro, che poi non resta con te anche nei giorni a venire. Io continuo a pensarci. È stata quindi un'esperienza così molto forte. Io, tra l'altro, in quei giorni ho fatto delle dirette da lì, nel senso che quando Sami Modiano e Tatiana Bucci parlavano, ho fatto delle dirette che hanno in un certo modo e molto meglio sostituito le mie dirette, e vi invito ad andare a guardarle. Sono sulla mia pagina Facebook, ce n'è una molto bella dove si vede Sami Modiano, dietro c'è il filo spinato, il cielo azzurro, perché poi tra l'altro abbiamo trovato una giornata meteorologicamente bellissima. E vale la pena di sentire il racconto di Sani Modiano, che racconta, ci sono due video in particolare, uno che racconta della selezione fatta sulla rampa di Birkenau, quindi che cosa succedeva quando si arrivava e come le persone venivano separate, come Sami perde di vista sua nonna, appunto sua sorella Lucia che si sposta. C'è invece Tatiana Bucci che parla appunto della partenza di sua nonna sulla cosiddetta Judenrampe, quindi perché Tatiana arriva prima che venga aperta la rampa di Birkenau, quindi era la rampa che veniva chiamata Judenrampe. E poi c'è questo video di Sami, appunto, che racconta dell'ultimo incontro con suo padre, di quando ha incontrato sua sorella nel campo. Guardate, sono cose toccanti, ma vanno viste. Devo dire, senza che questo suoni polemica politica, che purtroppo quello che mi è dispiaciuto è che in questo viaggio non c'erano colleghi di maggioranza, eravamo soltanto colleghi di opposizione. Quindi c'erano persone colleghi di Forza Italia, colleghi del PD, colleghi di Liberi Uguali. E quello che dispiace un po' è pensare che anche queste cose sembrino poi alla fine patrimonio soltanto di una parte. Invece io penso che sarebbe stato molto utile se colleghi della Lega o di 5 Stelle fossero stati presenti, perché io credo che la memoria di quello che è stato debba essere anche, come dire, patrimonio di chi governa. Ecco, sapere quanto delicato è il meccanismo della gestione del potere, quanto è importante misurare le cose che si dicono, i messaggi che si danno, e quanto appunto il potere è uno strumento pericoloso se non viene gestito adeguatamente. E credo che appunto una visita ad Auschwitz-Birkenau sia molto importante per chi, diciamo, per tutti i cittadini, ma in particolare per chi ha responsabilità di governo. Leggo questo messaggio di questo Bagnardi, Paolo Bagnardi, che mi dice: perché non parlo degli stupri di oggi? Perché
Perché Bagnardi, nella vita bisogna, si può parlare sempre di tutto, no? Non c'è sempre una cosa di cui cioè, i problemi sono ben altri, no? Il benaltrismo, caro Bagnardi. Torno da Auschwitz e quindi parlo di Auschwitz, che mi sembra un argomento estremamente importante. Se non le sembra un argomento importante, diciamo che non, nessun medico ordina di seguire le mie dirette. Oggi voglio parlare di questo, decido io di che cosa parlare e gli stupri di oggi e i problemi di oggi sono estremamente importanti, però io penso che la memoria sia un tema altrettanto importante che non vada persa, perché a seguire chi la pensa come lei si vive soltanto nell'attimo del momento e ci si dimentica che siamo sempre figli di un passato e che da quel passato bisognerebbe trarre delle lezioni, perché se non lo si fa ci si trova, come c'è scritto proprio ad Auschwitz, che chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo, è cosa che io penso faremmo ben volentieri a meno di fare. E quindi questo è stato il mio viaggio, devo dire ci sto ancora pensando parecchio, ma sono cose che diciamo non passano da un giorno all'altro. La maggioranza sta cercando di rimettere a posto il guaio che avete combinato. Signor Davide, non so, Davide, non riesco a leggere il suo cognome, mi lasci dire che la polemica politica, ripeto, è veramente piuttosto penosa in questo caso e comunque se vuole una risposta vera. Finché siamo stati al governo noi, i posti di lavoro, per esempio, crescevano, la produzione industriale cresceva. Lei sa che stanno venendo fuori i primi dati sul decreto dignità e i contratti di lavoro stanno diminuendo, così come sta diminuendo la produzione industriale, aumenta la spesa per il debito pubblico, per interessi e diciamo non andrei particolarmente orgoglioso delle cose che sta facendo il governo. Noi abbiamo ricevuto un paese in recessione, l'abbiamo riportato in crescita, poi questo può anche non aver portato un consenso popolare, ma non significa che i numeri non abbiano più un valore, fino a prova contraria, finché la razionalità, diciamo il raziocinio, resta con noi. E questo quindi è la vicenda di Auschwitz, di cui magari poi torneremo a parlare, ma volevo assolutamente raccomandarvi di vedere il video di Sami Modiano e di Tatiana Bucci perché valgono veramente la pena. La seconda ragione per la quale, appunto, al di là del viaggio per cui fisicamente non c'ero, sono in diretta un pochino meno, è che, come sapete, sto lavorando in questa fase sui comitati di azione civile, come vengono chiamati spesso i comitati civici. Abbiamo fatto domenica scorsa una diretta proprio qui con Ada Lucia De Cesaris e Roberto Cocianci, ce ne faremo anche delle altre. Io voglio naturalmente dirvi che se avete domande da fare, provo a sbirciare sullo schermo e a rispondere, però qualche informazione vorrei darvela perché appunto probabilmente qualcuno di voi non ha avuto occasione ancora di visitare il sito dei comitati che si chiama www.comitatiritornoalfuturo.it, lo ripeto, www.comitatiritornoalfuturo.it. Abbiamo in questo momento 280 comitati che si stanno formando. Per formare un comitato, per creare un comitato, basta andare sul sito appunto www.comitatiritornoalfuturo.it, scegliere appunto darsi disponibili a farsi promotori di un comitato. Per creare un comitato ci vogliono 5 persone, quindi il promotore più altri 4. Il promotore può andare nel sito, nella pagina Crea un comitato, mettere i propri dati anagrafici, mettere la sede del comitato e l'argomento prescelto. Perché i comitati lavorano esclusivamente sulla difesa di 7 valori, che sono 7 valori che abbiamo sempre ritenuto condivisi e che invece da un po' di tempo, diciamo così, sono diventati quasi delle mere opinioni. Parlo dell'Europa, parlo della libertà di informazione, parlo della ricerca scientifica, parlo di una società aperta e inclusiva e diciamo così non razzista, parlo della libertà di stampa, insomma argomenti che sono sempre stati considerati cardini della nostra vita democratica e che sono sempre stati condivisi un po' da tutti. La politica diciamo si divideva sui contenuti, ma si è sempre unita sulle regole. Invece da quando c'è questo governo, quello che sta saltando sono non soltanto quelle che insomma non ci sono soltanto più differenze sui contenuti, ma quello che sta saltando sono le regole.
proprio le regole democratiche, le regole della razionalità, quando ci si trova in un paese nel quale il dato scientifico che ci dice che i bambini devono vaccinarsi per poter evitare che ci siano epidemie o che ci siano problemi legati proprio alla salute dei bambini e il dato scientifico viene negato, evidentemente c'è un problema. Se ci troviamo in un paese nel quale a un certo punto in una amministrazione comunale abbiamo bambini italiani divisi dai bambini stranieri e qualcuno, tra l'altro, che in televisione dice che questi bambini sono delle zecche, evidentemente c'è un problema di un linguaggio che viene sdoganato e che fino a qualche mese fa pensavamo di non dover ascoltare mai. Quando un partito politico importante come il Movimento 5 Stelle mette in onda una intervista all'ex capo dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, l'olandese, e gli mette in bocca parole che lui non ha mai pronunciato, quando quindi l'informazione viene distorta e in particolare il capo politico di questo movimento sostiene che i giornali debbano chiudere. O il gruppo alla Camera dice che acquistare Repubblica è una cosa che non si deve fare, evidentemente vuol dire che la libertà di stampa è in pericolo e la libertà di stampa è qualcosa che appartiene a tutti. Quindi questi comitati non sono un partito perché intendono difendere valori che non sono valori di parte, sono valori di tutti. E quindi è un luogo accogliente per persone di tutte le opinioni politiche, che semplicemente magari non vogliono iscriversi a un partito politico, ma che desiderano vivere in un paese nel quale la stampa libera è protetta e garantita, nella quale il dato scientifico prevale sulla superstizione, nella quale l'uguaglianza prevale sul razzismo, nella quale l'Europa, l'appartenenza all'Europa prevale sul nazionalismo. Ecco, sono tutti valori, ripeto, che non possono, sui quali nessun partito dovrebbe o potrebbe mettere una bandiera, ma che invece, molti cittadini vogliono difendere al di là dell'appartenenza politica. E quindi, se voi ritenete di essere, uno di questi cittadini e volete lavorare per difendere questi principi cardine del nostro Stato democratico, che fino a ieri, appunto, pensavamo appartenessero a tutti e che invece oggi sono messi nel mirino da parte del governo, potete fondare un comitato di azione civile, ripeto, andando sul sito www.comitatiritornoalfuturo.it e mettendovi a disposizione per fondare un comitato nella vostra città, scegliendo uno di questi valori sotto attacco per difenderlo in via prevalente. Poi non vuol dire che i comitati debbano lavorare solo su quello, ma diciamo così, se ne sceglie uno per dare anche una specializzazione al comitato che viene fondato e insomma stiamo lavorando per averne sempre di più. Se avete domande su questo, io provo a rispondere e potete anche naturalmente scrivermi o lasciarmi commenti su Facebook e poi evidentemente risponderò. Io mi avvierei verso la fine perché ormai sono in diretta da la bellezza di 19 minuti, mancavo da un po' e quindi mi sono preso un po' di tempo. Sulla cronaca politica ci sarebbero moltissime cose da dire. Sapete che la manovra, di bilancio cambia sostanzialmente ogni giorno, non si riesce a capire sostanzialmente che cosa ci sarà, che cosa non ci sarà. Sapete, abbiamo assistito in questi giorni a questo balletto sul reddito di cittadinanza, sulla quota 100, se sarebbero state nella manovra, se entreranno poi invece con un emendamento in fase successiva o se appunto, saranno parte di disegni di legge approvati poi all'inizio dell'anno nuovo. Questo non si sa. Quello che sappiamo è che la promessa diminuzione della pressione fiscale non si vedrà. Quello che sappiamo è che l'indebitamento, il maggior deficit, viene segnalato al 2,4%, ma non ci crede nessuno perché le previsioni di crescita che il governo fa sono previsioni evidentemente completamente sballate. Anche i dati sull'ultimo trimestre ci dicono che non è pensabile che si arrivi a una crescita dell'1,5%, quindi dato che si tratta di un rapporto tra deficit e PIL, è molto probabile che non salendo il PIL
quel rapporto cresca ancora. L'Unione Europea teme che andiamo verso il 3%. Sapete che abbiamo avuto un downgrading da parte di un'agenzia di rating e un'altra agenzia di rating ci ha confermato il rating precedente, ma cambiando l'outlook in negativo. Sapete che lo spread, quindi l'interesse che paghiamo sui titoli pubblici, è cresciuto moltissimo, che ormai anche sono dati del governo stesso, sono 5 miliardi di spesa in più, 5 miliardi che si sarebbero potuti utilizzare per fare cose, spesa sociale, spendere nelle scuole, negli ospedali, mettere in sicurezza il nostro territorio, che sapete è stato martoriato in questi giorni dal maltempo, con danni gravissimi. E io voglio ricordare che questo governo ha chiuso l'unità di missione contro il dissesto idrogeologico, che è una cosa della quale eravamo disperatamente avevamo una disperata necessità. Sapete anche che alla Camera, mentre proprio io con alcuni miei colleghi eravamo in Polonia, è stato approvato questo decreto Genova, che contiene questa incredibile norma sul condono di 28.000 costruzioni abusive nell'isola di Ischia, tra l'altro condonate con una norma dell'85, quindi una norma estremamente lasca, estremamente tollerante, che consentirà appunto di condonare abusi incredibili. Stesso decreto Genova che addirittura contiene una norma che consente di sversare fanghi contenenti idrocarburi in quantità rilevante, molto più rilevante che in precedenza. Quindi in questo decreto su Genova in realtà hanno messo due schifezze incredibili, legate uno proprio a temi ambientali, e meno male che questo deve essere il governo che aveva un generale come ministro dell'ambiente. Insomma, un vero e proprio disastro. Nel frattempo le due forze politiche continuano a litigare, perché la Lega sta in modo molto scaltro acquisendo consenso anche dal Movimento 5 Stelle. Sapete che ci hanno messo, non so, 2 mesi per stabilire i direttori dei telegiornali, e dovevano essere quelli che non avrebbero occupato la RAI, hanno preso tutte le testate giornalistiche della RAI. Sapete che c'è un pezzo di Lega che è molto insofferente per il fatto che questo governo non intende, diciamo, i 5 Stelle, in particolare il ministro Toninelli, un ministro che tra l'altro durante la discussione e le votazioni del decreto su Genova non si è mai visto in aula. E comunque stanno bloccando una serie di opere pubbliche estremamente importanti, la prima tra tutte la TAV, e quindi ci sono ceti produttivi del nord che hanno sostenuto la Lega, che sono in grande sofferenza. Gli stessi lavoratori che in particolare su alcune grandi opere stanno vedendo a rischio il loro lavoro, che sono ovviamente molto arrabbiati. Quindi è una situazione particolarmente difficile. Ancora si segnala un grande consenso nei confronti di questo governo, ma io credo che prima o poi i nodi verranno al pettine. Continuiamo a seguire, naturalmente io lo farò con le mie dirette quotidiane, cercando di raccontarvi quello che sta succedendo. Vi ringrazio per l'attenzione. Vedo una domanda sui comitati civici, ma purtroppo è una domanda molto lunga, di Antonio Colucci, che non riesco a leggere. Antonio, ti rispondo in privato, perché sullo schermo del telefono è troncata, e quindi non riesco proprio a capire la domanda, ma comunque ti rispondo volentieri dalla pagina Facebook. E mi fermo qui, sono passati ormai la bellezza di 24 minuti e ho esagerato in lunghezza. Sapete che 15 minuti è il mio massimo normalmente, forse è stata, vuol dire, la nostalgia di queste dirette che non facevo da tempo. Mi fermo qui, come al solito vi chiedo di condividere questo video, che tra pochissimi minuti troverete sulla mia pagina Facebook, sul canale YouTube e sul mio blog ivanscalfarotto.it. Vi saluto, spero di essere in diretta domani. In realtà domani sono a Seveso a fare un evento per Mariano Delle Cave, che è il candidato alla segreteria provinciale del PD della provincia di Monza e Brianza. Poi resterò appunto in zona, e quindi non so se riuscirò a trovare la possibilità di essere online, ma insomma in qualche modo faremo, se non è domani sarà lunedì. Voi restate naturalmente sintonizzati, cercatemi su Google e troverete le dirette quotidiane, insomma quanto più è possibile. Mi fermo, vi auguro un eccellente sabato sera e un'ottima domenica, e a presto, ciao!